Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che sei su questo canale, parliamo di profumi e finalmente un nuovo video sul mio canale YouTube con la nuova postazione. Come potete ben vedere, ormai ho fatto quel passo importante che diciamo ogni YouTuber di fragranze fa, ovvero creare un suo spazio, luogo dove non solo registrare i video, ma anche vivere appieno l'esperienza. Anche perché quando chiaramente i profumi diventano tantissimi, non si sa più dove metterli. E quindi è quasi d'obbligo creare una postazione ad hoc. Ma oggi mi voglio fare perdonare per tutto il tempo che non sono stato presente su questo canale con un video bello ciccioso. All'inizio avevo pensato, sai che c'è? Faccio ogni profumo un video e così faccio un sacco di contenuti. Però a un certo punto ho detto, sai, lo faccio tutto insieme. Uno, perché sono tutte novità e non sarebbero più novità dopo un po'. E due, perché mi devo far perdonare. Dopo tutto questo tempo che sono stato assente sul canale, vi ringrazio. Se siete ancora qua, sulla fiducia mettetemi un like e iniziamo dopo la sigla. Oh, eccolo qua, il paccone direttamente da Aline, che è una profumeria, Aline Essence è una profumeria, dove ho fatto anche un evento. Ho fatto un evento e alcuni di voi, ditemi se c'eravate, ci sono stati e ci siamo anche divertiti, devo dire. Allora, questo bel paccone importante contiene quasi, non dico tutte, però quelle che diciamo secondo me sono le più cicciose, le più succulente novità del mondo designer uscite fuori ultimamente. Non vi dico quanto ho speso perché altrimenti vi mettete le mani nei capelli. E ci sono anche dei regalini, bello. 5 euro, tutto 5 euro. Asciugamano di Square 2 Parfum a soli 5 euro. Qui abbiamo una bellissima borsa This Is Love di Zadig e Voltaire per il mare, fantastica per i vostri bambini, solo 5 euro. E anche qui un'altra bellissima borsa direttamente da Zadig e Voltaire per portare il pranzo a sacco al lavoro. Fantastico, solo 5 euro. Mi sono fatto 15 euro, visto? Ma cominciamo nello scartare la prima fragranza di questo pacco. Ci tengo a fare però una precisazione grossa quanto una casa. Questi sono profumi che sto sentendo per la primissima volta, quindi saranno impressioni a caldo, un blind sniff, veloci e per niente approfondite. Quindi seguirà sicuramente, per quelli che trovo interessanti, un video ad hoc dove ve lo racconto meglio. Questa dovrebbe essere, perché, cavolo, non ci sto dietro, non ci riesco a stare dietro. Escono 300 fragranze di Boss, 300 Sauvage ogni anno, quindi dovrebbe essere l'ultima uscita di Hugo Boss. Stavo pensando, ok, la spruzzo sulle mani, ma no, perché faccio un casino. Onesto, non ero attrezzato con le mogliette, ma per oggi utilizzerò un pezzo di carta, ma ce l'ho giù, non mi va di andarla a prendere, non mi va. Ok. Primo spray. Ok. Allora, vi posso dire qual è la primissima impressione che ho? Un patchouli di nicchia. Mi ricorda un profumo molto vicino a quello che potrebbe essere un contesto di nicchia. Perché sento distintamente il patchouli, molto dark, molto scuro, forte. Decisamente addolcito, quindi non è un patchouli poco indossabile. Anzi, il contrario. Però, sai, questo è un bel profumo, speziato, forte, con questo fondo di patchouli di cacao nero scuro. Interessante. Il secondo profumo di cui parliamo, in realtà costa un sacco per essere un profumo designer. Ed è... Uh,
Di questo sono curioso, perché a me i Narciso Rodriguez piacciono tutti, quindi non mi deludere. Anche perché penso che sia tipo una collezione più alta rispetto ai classici Narciso Rodriguez. Costa tantissimo. Wow. Buono, raffinato, pulito, elegante, affascinante. Questi sono alcuni aggettivi che mi vengono subito in mente sentendo il profumo. A differenza di Hugo Boss, che non aveva patchouli nel nome, lui ha patchouli nel nome, ma il patchouli qui io ce lo sento poco. Io credo che sia un blend fantastico di muschi con una parte importante di sottofondo che lo caratterizza. Interessante. Di questo ne dobbiamo parlare. Il prossimo è il nuovo... Wow, questo qui dovrebbe essere diverso dagli altri perché è a base acqua. Infatti, sul fondo, adesso ve lo faccio vedere, notate che il profumo è bianco, lattiginoso, sembra latte proprio. Lo spruzziamo su carta, anche se sono assolutamente curioso di provarlo poi sulla pelle perché... Sì, già lo spray è proprio diverso, È proprio... totalmente differente da quello che mi aspettavo. Non sembra Savage, ok? È un altro profumo. No. Ok, sta uscendo. All'inizio non lo so. Ah, può darsi che non essendoci l'alcol, la parte iniziale è completamente differente a primo impatto. Quasi non sentivo la parte di testa. È un po' strano. Sì, ok, adesso Sauvage lo sento, ma lo sento molto più dark, più speziato, scuro, rispetto al classico Sauvage che conosciamo. Sì, mi sembra un Sauvage con tante spezie, ma vi dico la verità, io preferisco il classico. Questo, non lo so, lo studiamo. Il prossimo, anche un profumo che costa tantissimo, perché... è uno di quelle fragranze che sì, troviamo in profumeria, ma il più delle volte lo troviamo in alcuni scaffali, vicino magari a Tom Ford e quant'altro, delle fragranze più costose, delle collezioni, diciamo, un po' più altospendenti. Per gli altospendenti, non le collezioni più altospendenti. Comunque, è un profumo di Guerlain ed è il nuovissimo. Quindi lo andiamo a spruzzare. Mi aspetto tantissimo questa fragranza, perché questa è una collezione di Guerlain che, per quanto mi riguarda, è molte volte paragonabile, se non supera, i migliori brand di nicchia, anche che costano due volte tanto. Ok, quindi vado. Cavolo. Porca vacca. Sì, ok. Allora, quello che mi viene da pensare subito è che a mani basse uno dei migliori profumi al cuoio che ho sentito, ok? In generale. Non so se è il migliore, questo lo vedremo poi magari provandolo, però quando lo si spruzza la prima cosa che ci viene proprio da pensare è... un cuoio fortissimo, reso pulito ed elegante. Perché la parte animale che solitamente si porta dietro il cuoio, o stallatica, oppure sporca, mettiamola così, in questo caso io non ce la sento, ci sento una bellissima composizione che richiama appunto la scarpa nuova, il cappotto nuovo, ma impreziosita sicuramente da alcuni legni che ne creano un corpo bello, interessante, intrigante, misterioso e, secondo me, anche molto raffinato, come cuoio. Tra l'altro si sta aprendo, sento anche una parte lievemente muschiata floreale. Insomma, questo è tanta roba. Andiamo avanti con il nuovo... Allora, occhio, perché vi posso dire una cosa. È... abbastanza incredibile da concepire che su un profumo venga scritto super leggera, così grande. Beh, è molto semplice, perché le persone sono fissate
con le performance, cioè un profumo deve durare tantissimo, e se tu mi scrivi super leggera, ecco che quindi già mi fai capire due cose. La prima è che non te ne importa nulla perché tu sei un colosso e fai quello che vuoi, stiamo parlando di Chanel, è ovvio. E due, che sicuramente è una fragranza pensata e realizzata per tutte quelle, per quegli uomini che amano i profumi esperidati, freschi, eleganti. Vediamo, magari sbaglio, ma vediamo. Fresh spray. Ok, allora è palesemente un profumo esperidato, agrumato. C'è una parte dolce che riesco a percepire già dal primo spray che richiama un pochino il carattere Allure. Secondo me questo è un profumo minerale, metallico un pochino, ozonato. Questa parte citrica è molto importante. Se avete mai sentito Edition Blanche di Chanel, ecco, quella parte agrumata e limonosa lì, meno dolce, meno cremoso e molto più fresco, minerale e ozonato. Se vogliamo lo possiamo accostare un pochino a Dolce & Gabbana Light Blue Intense. Un pochino. Lui però è un pochino più dolce, un pochino più Chanel. Andiamo avanti con... Qui sono curioso. Allora, il, diciamo, filone Tom Ford Ombre Leather lo conosciamo. Sono profumi buoni, che per, diciamo, tutti gli amanti dei profumi cuoiati sono, diciamo, un po' il touch point, no? Ma l'ultima versione che era stata fatta di Ombre Leather non mi era piaciuta, preferivo quella originale. Quindi vediamo questo flanker a tutti gli effetti cosa ci racconta. Già che la bottiglia è trasparente, io mi aspetto qualcosa di un pochino più trasparente. What? Cioè, sono rimasto basito. Non ci azzecca nulla con quello che io mi aspettavo. Volete sapere che cosa ne penso così? Di prima acchito, poi chiaramente vedremo più in là. È un mix. Allora, ricorda alla lontana Tom Ford Ombre Leather originale, unito a Prada Luna Rossa Ocean, non so se l'avete mai sentito, comunque quel vibe lì, un pochino che ricorda leggermente il marzapane, no? Con anche un vago accenno e ricordo a quella sensazione plasticosa di Gozo. Interessante? Non lo so. Vedremo nell'utilizzo quotidiano che cosa ci racconterà. La prossima fragranza è... Bah, sono curioso a questo punto. Non so che dirvi. È un altro ennesimo flanker per cercare di fare ancora un po' di fatturato sul mega ultra acquistato One Million. Che però, cioè, se proprio vogliamo dirla tutta, raga, l'originale One Million è il migliore. Cioè, a parte il Lucky, ecco, alcuni flanker sono stati veramente pensati e realizzati bene, ma questo è un'altra volta un One Million un pochino diverso, ma sempre lì. Stiamo lì. No! Andiamo avanti sperando che la prossima fragranza sia quella che mi faccia dire wow! Mica è semplice, Qui di fragranze intorno a me ce ne sono centinaia e centinaia. Sapete cosa significa? Significa che è molto difficile trovare qualcosa che mi stupisca. Il nuovissimo Tommy di Tommy Hilfiger. Ah no?
No, non è vero, questa non è una novità, l'ho preso perché lo volevo in collezione. Ah, un grande classico della profumeria designer, fresco, bello, rigenerante, un profumo fatto in combinazione con Alberto Morillas. Lo volevo in collezione. E qui invece sono super curioso perché questa sì che è una novità. Allora, Angel, profumo per lo più da donna, ma molto indossato anche dagli uomini. E questo è un nuovo flanker di uno di quei profumi che veramente penso che lo regalerò, perché non si può mettere così. A me metterlo così non mi piace, mettere i profumi così lo odio, quindi lo sentirò e poi vediamo se mi piace, chiaramente farò uno sforzo, ma questa è la novità, sentiamola insieme. Sono pronto. Non si può dire che Mugler non faccia cose uniche, perché è un profumo abbastanza unico. Allora, mi sono spostato, sono dovuto andare nel punto che ho qui con il condizionatore per sentirlo meglio, ma a un certo punto mi sono reso conto che non è che non lo sentivo bene. In realtà io lo sento, ma ripensando al nome Phantasm, non so se c'entra qualcosa, ma secondo me è una sottospecie di molecolare, cioè uno di quei profumi che, diciamo, all'avanguardia in questo caso, perché chiaramente Mugler avrà contatti con tutti i distributori di nuovissime molecole che vengono inventate e che escono sul mercato, ecco, a me sembra una specie di molecolare. Parte dolce, a un certo punto si assesta, diventa un qualcosa che ricorda un leggero pompelmo dolce, però il pompelmo, non vi immaginate il pompelmo aspro che sentiamo in Dolce Gabbana, no! Una caramellina al pompelmo, molto dolce, sottotono, ok? Molto sottotono, che secondo me sviluppa su pelle, perché su carta ti direi sa di questo, e non lo so quanto può essere interessante, ma su pelle lo vedremo. Comunque è intrigante, quello sì. Stavo lì cercando di scavare nella scatola per vedere se c'erano altri profumi, ma in realtà no, peccato, non ce ne sono altri. Quando guardo questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 profumi e penso a quanto ho speso per questi 8 profumi, mi verrebbe tipo voglia di mangiarmi questa pianta. Finta, ovviamente, perché qui dentro morirebbe qualsiasi pianta, perché è chiuso, ma a voi non ve ne frega una sega. Comunque, questi due sono i profumi che secondo me, diciamo, sono i più wow all'interno di questa selezione. Non avrei mai detto che un boss battle, capito? La battaglia di boss, mi avrebbe dato delle vibe così, però questo effettivamente ci è riuscito. È un buon profumo, io non ho idea delle performance di ognuno di questi, ok? Quindi nel caso rimandiamoci a aggiornamenti futuri. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, prima di tutto, se vi fa piacere che sia tornato qui su YouTube, e secondo, se avete sentito uno di questi o quale tra questi vorreste recensito singolarmente. E io cercherò di accontentarvi. Noi, come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.